Sono le 18. Possiamo avviarci verso l'inizio. Avverto Andrea Assenti, il nostro vice sindaco. Sì, Bene, bene. eccomi. Grazie. C'è il nostro relatore Fabio Nestola collegato. Bene, allora sono le 18:02, quindi cominciamo questo sesto incontro con questa iniziativa di Psiche in Comune online, che è un'iniziativa che è stata ideata per aiutare la cittadinanza, le persone a aprire, diciamo, la mente e liberarsi dai pregiudizi, bonificare, tra virgolette, le proprie mappe mentali per poter promuovere le pari opportunità, un'armonia migliore all'interno della relazione, di qualsiasi relazione si tratti, e una vita più serena, insomma. Diciamo che con le mie deleghe alle pari opportunità, integrazione, inclusione e politiche della pace, questa è un po' la mia mission. E ho ideato questi incontri da fare puntualmente una volta al mese. Da quando c'è il coronavirus, li facciamo ogni settimana con la scoperta della videoconferenza, che è una risorsa assolutamente, incredibilmente positiva. Allora, questo incontro di oggi, voi sapete che noi facciamo incontri in cui in qualche modo cerchiamo di abbattere i pregiudizi, cerchiamo di far capire quello che c'è oltre il muro per poter acquisire una mente capace di accogliere veramente la diversità e non creare muri. Come persona e come assessore, pari opportunità. Sono la prima paladina del contrasto della violenza nella relazione e prima di tutto della violenza sulle donne, ma sono convinta che dare voce a tutte le tipologie di vittima sia un atto di grande civiltà. Non ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Chi lo crede, dal mio punto di vista, e non è solamente il mio, è una persona che sta funzionando con delle mappe mentali in qualche modo che gli chiudono la visuale. È un problema in qualche modo superabile ed è questo che con queste nostre, diciamo, appuntamenti e queste iniziative che stiamo facendo come amministrazione cerchiamo di allargare i paraocchi. Comunque, sia chiaro che è un dato di fatto che ogni vittima ha il diritto di essere riconosciuta e tutelata. È necessario capire che a causa dell'analfabetismo psicologico, mi avete oramai, vi ho abituato a sentirmi parlare di questo termine, chiunque può diventare vittima se viene a trovarsi in una posizione di fragilità fisica, psicologica, di ruolo, economica, legale, numerica, rispetto a un interlocutore in posizione di forza. Notoriamente sono le donne che da millenni vengono a trovarsi in posizione di fragilità. E questo è certo e indiscutibile, ma non sono solo le donne, ci sono tante altre persone che si vengono a trovarsi in una posizione di fragilità. Parlare quindi anche della violenza subita da altre persone, ad esempio delle persone di sesso maschile, come parleremo oggi, non vuol dire disconoscere la violenza che subiscono le donne. Chi pensa questo fa un errore dicotomico, Ok? Noi non siamo dicotomici. Questa amministrazione ed io come assessore alle pari opportunità e come persona siamo i primi paladini nel contrasto della violenza in genere e soprattutto, prima di tutto, della violenza nei confronti delle donne. Ma siamo aperti anche alla violenza che subiscono tutti gli altri cittadini, indipendentemente dalla rilevanza mediatica e dalla rilevanza statistica. Una persona e un assessore con la mente aperta non può disconoscere questa realtà ed ha il dovere di darsi da fare per dare tutela a tutti i cittadini e contrastare pregiudizi e false credenze. Onde per cui oggi parliamo della violenza che può subire anche la persona di sesso maschile. E è un argomento che
crea notoriamente, disagi ad alcuni, e dal mio punto di vista sono disagi assolutamente gratuiti, perché se si comprende che non si tratta di parlare di violenza sugli uomini, non vuol dire disconoscere la violenza sulle donne. Il femminicidio esiste, la violenza di genere esiste, ok, ma esiste anche, diciamo, altro. Quindi voglio rassicurare chiunque in qualche modo pensi che qualcosa che non corrisponda a realtà, che le cose non stanno così. La violenza è una violenza relazionale, una violenza di cultura. E questa violenza di cultura, indipendentemente dalla rilevanza statistica, in qualche modo può vedere come vittime e come carnefici chiunque sia affetto purtroppo da una cultura in qualche modo tossica, che io chiamo analfabetismo psicologico. Quindi oggi abbiamo qui un relatore che ci parlerà di questo aspetto. Ogni vittima ha bisogno di chi di avere voce e di un gruppo di persone che aiuta la vittima in oggetto ad uscire dal suo stato di disagio. Le donne ce l'hanno, noi siamo accanto a loro, ma c'è bisogno anche di tutelare e dare voce a tutti gli altri tipi di vittime, gli anziani, le persone con disabilità e anche gli uomini che vengono a trovarsi in una posizione di fragilità. Per gli uomini, in realtà, oggi lo Stato non spende un euro, ok? Perché? Perché nei loro confronti ci sono ancora molti pregiudizi. Ecco, quindi cerchiamo di aprire i paraocchi e di capire che nulla esclude nient'altro. Quindi adesso do la parola al nostro vice sindaco e ti ringrazio, Andrea Assenti, per questa tua disponibilità. Sei un bellissimo, un bravissimo amministratore che stimo moltissimo e grazie per essere qui e per portare i saluti del sindaco. Spero non ci siano problemi di connessione. Allora, spero di no. Non riesco a mettere il video, ma spero mi sentiate. Ti sentiamo. Oh, allora, io sicuramente porto il saluto dell'amministrazione del sindaco e di tutta la città di San Benedetto a te, al relatore, a tutti quelli che sono oggi collegati con noi, che ci ascoltano per questo ciclo di videoconferenze, no? Che tu hai fatto. Questa psico in comune, così da te definita, da te pensata ed organizzata, donne e violenza. Io ovviamente non sono un tecnico e quindi non mi addentrerò nei meandri psicologici con rilievi effettivamente pratici di quello che può essere l'argomento in genere. Sicuramente da un punto di vista politico e quindi come amministrazione vedo la cosa di buon grado, nel senso che è stata organizzata sicuramente con tanta capacità, con tanta voglia. E quindi con questa voglia di formare e di informare. E quindi questa è la cosa che deve essere alla base di ogni singolo amministratore che deve cercare di portare un qualcosa in più per allargare gli orizzonti e per effettivamente cercare di arrivare ad una conoscenza nuova e che possa essere utile a tutti. Ringrazio ovviamente il relatore, il professor Fabio Nestola, che oggi ci parlerà e tratterà l'argomento e quindi siamo tutti, diciamo, curiosi di ascoltare questa nuova, chiamiamola così, puntata, perché effettivamente l'argomento è molto interessante e degno di nota. Quindi vi saluto a tutti e rimango in linea. Grazie, un bacio a te, grazie mille. Prego, carissimo Fabio Nestola, a te la parola. Ecco, allora un saluto all'amministrazione che ha voluto organizzare, un saluto e un ringraziamento all'amministrazione che ha voluto organizzare questo ciclo di incontri con questo argomento di nicchia, diciamo, insomma, si parla sempre del fenomeno ruoli invertiti, non c'è di solito spazio per approfondire anche questo aspetto. Poi adesso parliamo insieme di alcuni argomenti, vediamo insieme un paio di studi fatti sull'argomento. Poi però consentimi di dedicare 3 minuti alla fine a condividere le riflessioni sul perché sia necessario questo genere di precisazioni prima di parlare di questo argomento. È un qualche cosa che esiste solo, esclusivamente per questo, per qualsiasi altro campo di studio, di ricerca. Chiunque si occupa, penso, non lo so, all'etologo che si occupa dell'estinzione delle balene, non deve scusarsi perché odia o viene accusato di odiare il panda o di odiare
la foca monaca, ha scelto un nuovo campo di ricerca e si occupa di quello, senza negare l'estinzione anche di altre specie animali. Passando dall'etologia al campo animale, lo studioso che dedica la vita a studiare, non so, la ricerca per il cancro, non viene accusato di odiare i malati di AIDS. Ci sono altri che studiano quel settore. Non sta sminuendo la gravità delle persone che soffrono, che muoiono di AIDS, dei familiari delle persone che muoiono di AIDS o di qualsiasi altra patologia. Si sceglie un campo di studio e si approfondisce questo. Solo per il campo dell'analisi criminologica della violenza, chi studia la violenza subita anche dagli uomini viene accusato di odiare le donne, di voler sminuire in qualche maniera il fenomeno inverso, del quale doverosamente si parla sia a livello mediatico, ma se ne occupa anche a livello accademico, a livello politico, ed è doveroso che sia così. Dire c'è anche altro viene letto male, viene letto con assio, come se fosse un attacco alle donne vittime di violenza. Poi facciamo anche qualche precisazione dopo sui retroscena che ci sono stati sugli studi che andiamo a vedere oggi insieme. Allora, presentazione e dall'inizio. Eccoci. Ecco, del quale doverosamente si parla sia a livello mediatico, ma se ne occupa anche a livello accademico, a livello politico. Allora, dunque, cominciamo con un'indagine conoscitiva sulla violenza verso il maschile. E i punti che vedremo sono innanzitutto il perché fare questo tipo di indagine, poi l'ipotesi, il metodo della ricerca e il campione, vediamo molto velocemente i risultati, poi le proiezioni e le conclusioni. Dico già da subito, lo vedremo molto, cioè dedicheremo più tempo ad altro, però chiunque volesse scaricare l'indagine integrale può rivolgersi direttamente all'assessore che ha i link per scaricare lo studio integrale. Allora, il perché. La letteratura scientifica internazionale, tutti gli studi, i monitoraggi, le ricerche, le indagini sulla violenza vengono fatti a 360 gradi, quindi a prescindere dal genere di autori vittime. Nel nostro paese esistono le indagini sulla violenza agita dagli uomini nei confronti delle donne. Non esistono studi accademici, in particolare, men che meno studi istituzionali, che studino appunto la violenza bidirezionale e simmetrica. Quando dico in tutto il mondo significa sono veramente centinaia e centinaia di paesi in tutto il mondo, anche questo vediamo solo una pubblicazione che ne accorpa 230, ma parliamo di Norvegia, Belgio, Canada, India, Cina, Pakistan, Messico, Iran e Indonesia, cioè non solo da parte dei paesi nei quali siamo abituati a sapere che vengono stanziati grossi fondi per la ricerca come Stati Uniti o Regno Unito, ma anche in stati dove, ecco, come l'Iran e il Pakistan, dove la condizione femminile è ancora gravemente svantaggiata, paesi dove si porta il burqa, paesi dove non c'è l'inserimento capillare nella magistratura, nell'esercito, insomma non c'è il riconoscimento della autonomia, dell'emancipazione femminile, eppure la violenza domestica viene studiata anche in questi paesi. L'ipotesi era quella di verificare se anche in Italia, in accordo con tutto quanto emerge dagli studi nei quattro puni cardinali del globo, anche la popolazione maschile adulta possa essere vittima delle varie forme di violenza, e poi vedremo come. Il metodo, questo è importante. Abbiamo utilizzato lo stesso questionario, lo stesso strumento di rilevazione utilizzato dall'Istat nel 2006 per l'indagine a ruoli invertiti, per l'indagine proposta verso un'utenza femminile. Anzi, un piccolo passo indietro. All'epoca facemmo una richiesta esplicita a quella che era l'allora ministro per le pari opportunità, l'onorevole Mara Carfagna, chiedendo di fare un'indagine appunto che comprendesse anche un'utenza maschile, somministrata anche ad un'utenza maschile, quando uscì nel 2006 per la prima volta l'indagine Istat con l'identico titolo, indagine conoscitiva sulla violenza subita dalle donne. La risposta del Ministero fu che non c'erano fondi e non c'era interesse ad approfondire questo tipo di indagine, e quindi con un piccolissimo centro studi ci siamo rimboccati le maniche e lo abbiamo fatto da soli, ma utilizzando lo stesso identico strumento di rilevazione.
facendo un piccolissimo lavoro di aggiustamento, perché c'erano alcuni item che erano somministrabili esclusivamente a un'utenza femminile. Hai mai subito violenza in gravidanza? Ovviamente a un uomo non si può chiedere. E sostituendoli con alcune cose tipiche, appunto somministrabili solo ad un uomo, e poi li vedremo insieme. Uno, per esempio, era quello dell'attribuzione fraudolenta di paternità. La persona che dopo 2 o 3 anni effettua il test del DNA e viene a conoscere il fatto che il figlio che ha creduto essere suo in realtà non lo è. Ecco, anche questo è una, qualche cosa che può subire esclusivamente un uomo. Ma al di là di questo piccolissimo lieve lavoro di aggiustamento, di correzione del tiro, l'impianto del questionario è sempre assolutamente identico. E si articola su 4 batterie di domande: 7 sulla violenza fisica, 12 sulla violenza sessuale, 34, la stragrande maggioranza, sulla violenza psicologica ed economica, e 7 ancora sullo stalking, sugli atti persecutori. In più abbiamo aggiunto, per ogni tipologia di domanda, per ogni batteria, sono state poste una domanda a violenza zero, cioè non ho mai subito alcun tipo di violenza o fisica o sessuale o psicologica o atti persecutori, oppure una domanda aperta, cioè ho subito violenza in maniera diversa da quelle descritte in queste domande. Il campione è sicuramente ridotto, ci eravamo posti il limite di 1000, il campione dell'Istat era di 25.000. C'è un'enorme sproporzione, ma sono enormi anche le forze, le risorse sia economiche che le risorse di personale. Cioè l'Istat è un ministero, insomma, può gestire dei fondi che non sono neanche lontanamente raggiungibili per un piccolo centro di ricerca come il nostro. La suddivisione sul territorio è anche nord, centro, sud, isole, con una leggera prevalenza per il centro. Le fasce d'età, anche questo mi sembra un dato abbastanza scontato, la fascia tra i 40 e i 49 anni è quella prevalente. Questo invece è un dato importante, perché ha dei riflessi su quelli che sono i dati che vedremo poi insieme, sulle risposte che sono date. C'è una larga rappresentanza di persone separate o divorziate, e questo ce l'ha delle conseguenze, dei riflessi, e come? Poi lo vedremo per quello che riguarda la violenza legata alla paternità, all'interruzione di paternità, alle difficoltà della paternità. Poco ci interessa vedere le candele, vediamo più che altro. Ecco. Allora, per la violenza fisica, al di sopra del 50%, più della metà delle persone che ha risposto, ha parlato di minaccia di violenza, poi delle modalità anche abbastanza intuibili, come graffi, morsi, capelli strappati, lancio di oggetti, e poi qui cominciamo a sfatare tutta una serie di pregiudizi, perché si parla di modalità considerate erroneamente una prerogativa esclusivamente maschile, invece riferiscono calci, pugni, ginocchiate e percosse in genere. Al di sotto del 50%, cioè meno della metà dei compilatori del questionario, ha parlato di soffocamento, avvelenamento, ustioni, utilizzo di armi proprie ed improprie, e poi la voce è altro, ma contiene sono veramente sporadiche: sequestro, folgorazione tentata o consumata, investimento con l'auto tentato o consumato, cioè che anche il fatto di riuscire a schivare un investimento, anche questo è stato narrato come violenza fisica, poi spinte varie dalle scale, schiacciamento degli arti nelle porte o nei cassetti. Per la violenza sessuale, ecco qui, può sembrare strano parlare di violenza sessuale subita da un soggetto maschile. Allora, chiariamo subito: se parliamo di violenza sessuale come lo stupro vero e proprio, il branco, l'uomo preso da 4 donne, 3 lo bloccano a terra e 1 lo violenta, questa tipologia non esiste, lo diciamo con estrema chiarezza, non stiamo parlando di questo. Però c'è una giurisprudenza infinita, ed è giustissimo che sia così, che configura come violenza sessuale qualsiasi tipo di attenzione sgradita subita da un soggetto femminile, oltre a pratiche sessuali sgradite, ma anche la semplice pacca sul sedere in ufficio non è più una molestia, ma si parla proprio di abuso sessuale, un bacio rubato in ascensore, cioè delle cose che non vanno sminuite al gesto goliardico, al gesto simpatico, ma sono a tutti gli effetti, e ripeto, ci sono fior di sentenze che lo riconoscono, una violenza nei confronti della donna. E abbiamo provato a vedere le risposte maschili, ed il primo, sul primo va speso un minuto in più, la prima risposta.
rapporto avviato e poi interrotto. Al momento della pubblicazione si è sollevato un vespaio, perché con le accuse del perché, che significa, allora bisogna costringere la donna a considerare a continuare un rapporto anche la sua, contro la sua volontà, allora c'è il maschio, il patriarcato, il padrone deve esercitare il possesso sulla propria donna. No, assolutamente no, è un'altra cosa questa domanda. Fermo restando l'inviolabile, l'intoccabile diritto femminile di interrompere il rapporto iniziato, ma interromperlo in qualsiasi momento, ferma restando, è intoccabile, inviolabile, non si sposta di un millimetro questo diritto sacrosanto femminile. Quello che abbiamo chiesto sono le reazioni del soggetto maschile. C'è la persona che si gira dall'altra parte, ci dorme sopra e non ci pensa più, c'è quello che passa tutta la notte in bianco a farsi domande, non la soddisfo più, non mi desidera più, ci sarà un altro compagno, il nostro rapporto è la fine. C'è la persona che va 5 anni in analisi, cioè da sensibilità diverse nascono reazioni diverse, ed è solo esclusivamente questo quello che intendevamo registrare come percezione delle sensibilità diverse maschili in merito a questo non sentirsi più desiderato, sentirsi rifiutato da quella che è la propria compagna, la propria fidanzata, la propria moglie. Stiamo parlando di rapporti stabili. Poi per violenza sessuale, disprezzo e derisione e paragoni irridenti, quanto possa essere mortificante sotto la sfera sessuale. Approcci indesiderati, la stessa identica cosa che riguarda un soggetto femminile. E poi in diversi hanno risposto per le pratiche sessuali dolorose, umilianti, trasgressive e comunque non gradite. Nelle risposte aperte si parlava da rapporti con l'utilizzo di violenza. Chiariamo un'altra cosa, non c'è nulla di più personale, di più privato e di più libero del rapporto sessuale, con 2 prerequisiti, a patto che sia fra persone adulte e fra persone consenzienti. Quindi qualunque pratica è consentita dal sadomaso al bondage più estremo, a patto che siano entrambi a volerlo. Mentre invece quando sono quello che è stato riferito, il provare su richiesta di lei alcune pratiche anche dolorose, provarle per una volta e poi dopo lui non è rimasto soddisfatto, lei sì, poi alla fine intendeva continuare solo con quelle, dallo scambio di coppia al pissing, senza scendere nei dettagli, insomma una serie di pratiche comunque dolorose, umilianti e non gradite. Continuare su questo è stato vissuto come una violenza sessuale. Questo per ribadire, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, per violenza sessuale non intendiamo il branco rosa che stupra il soggetto maschile, non è questo, però ci sono varie forme di molestia sessuale e queste abbiamo registrato. Il campo più numericamente più rilevante, quello della violenza psicologica ed economica. Aspetti economici vari con insulti, non guadagni abbastanza, non hai fatto carriera, sei un miserabile. I paragoni irridenti anche con il guarda il marito della nostra vicina che ha un tenore di vita migliore, faceva bene mia madre a dire di non sposare te, dovevo sposare il notaio, sei un miserabile, sei un Pantozzi. Qualcuno ha scritto anche sei un Pantozzi tra le accuse più frequentemente ricevute. Denigrazioni varie e anche prevalentemente fisiche, accuse oggi viene identificato col termine di body shaming, ma questa ricerca l'abbiamo depositata nel 2012, quindi è già l'abbiamo pubblicata nel 2012, già diverso tempo fa. Al di là della definizione anglofona del body shaming, le derisioni o per essere sovrappeso o per aver perso i capelli o per non essere in forma, sempre con il paragone irridente con guarda l'altro che ha un maggiore cura di sé. Forme di controllo. Le forme di controllo prevalenti sono quelle nel controllo nei rapporti con la propria famiglia d'origine, nel desiderare di isolare un soggetto limitando, in alcuni casi impedendo del tutto i rapporti con i propri genitori, con i fratelli, cioè inglobarlo e tu fai parte della nuova famiglia. Anche questo è stato riferito, però al di sotto del 50% delle persone che hanno compilato il questionario. Minacce e o aggressioni trasversali. Trasversali, cioè minacce, aggressioni sia nei confronti dei figli, nei confronti di un animale domestico
o anche nei confronti della suocera, del genero, del fratello, dei cognati, si lega un po' all'item precedente, quello sulle forme di controllo. L'ultimo, l'abbiamo anticipato, questo è strettamente legato al campione che ha compilato il questionario. C'è una delle, come violenza psicologica viene vista la limitazione della genitorialità, della paternità, ma credo che abbia una rilevanza, sarebbe disonesto non ammetterlo, il fatto che circa la metà delle persone che hanno risposto sono persone separate o divorziate. Per gli atti persecutori. Allora, questo è il fenomeno meno rilevante rispetto ai precedenti, perché c'è la maggiore incidenza della risposta a violenza zero. Ci ricordiamo all'inizio, abbiamo detto che era inserita anche la dicitura non ho mai subito questo tipo di violenza. E più di un terzo delle persone che hanno risposto non ritengono, perlomeno non ritenevano nel 2012, di aver subito alcun tipo di atti persecutori. E una cosa che emerge, una particolarità rispetto al fenomeno a ruoli invertiti, è quello dello stalking trasversale. Cosa viene riferito? Sempre nella domanda aperta. Che lo stalking viene fatto nei confronti della nuova compagna. Però la nuova compagna è un falso obiettivo. Il vero obiettivo è quello di fare terra bruciata attorno all'ex. A volte anche riferendo una finta amicizia nei confronti della nuova compagna. Guarda, è un bastardo, guarda, mi ha mentito, mentirà anche te, mi ha illusa, illuderà anche te, te lo dico per proteggerti, stai attenta, è un disgraziato. L'obiettivo non è perseguitare, stalkerizzare quella persona con la quale non c'è alcun debito in saluto, non c'è alcun attrito di famiglia, spesso non la conosce nemmeno. L'obiettivo è solo, se possibile, ostacolare o addirittura interrompere il rapporto dell'altra persona. Cioè, appunto, come questo lo intendiamo come stalking trasversale. E poi all'ultimo, quello che è scontato, è proprio lo stalking da manuale, quello che riguarda entrambi i sessi, contatti insistenti, richieste di contatti insistenti, minacce, appostamenti, pedinamenti, eccetera. Allora, per le proiezioni non avevamo uno statistico nel gruppo di ricerca, ci siamo rivolti al professor Giacomo Rotoli dell'Università di Napoli e elaborato secondo le sue tecniche la proiezione sull'intera popolazione residente, che nel periodo di riferimento era 60 milioni, però all'età adulta tra i 18 e i 70 anni su 20 milioni di persone. Le percentuali per la violenza fisica all'incirca meno di un quarto, circa il 24% dei soggetti maschili dichiara di aver subito violenza fisica. Cala ovviamente di molto la violenza sessuale al di sotto del 20%, ma sale e di molto la violenza psicologica e economica sfiorando il 30% e torna a calare per gli atti persecutori. Al di là dei numeri, ripeto, i dettagli possono essere esaminati con maggiore dovizia di particolari scaricando l'intera indagine. Però questa è la conclusione, no? Le conclusioni alle quali siamo arrivati. In accordo con la letteratura scientifica internazionale, proprio quello che volevamo verificare, non esiste una violenza unidirezionale agita dall'uomo nei confronti della donna, ma esiste anche il fenomeno inverso. Senza andare a quantificare, sicuramente la violenza agita da lui nei confronti di lei è maggiore anche dal punto di vista numerico, ma non è l'unica. Poi le modalità con le quali la donna agisce violenza non sono il graffio sul viso o tirare i capelli o graffiare la vernice della macchina, sono delle modalità anche molto violente, con calci, pugni, spintoni, ripeto, sfatare le modalità considerate esclusiva maschile, invece non è vero, poi accade anche il contrario. La strumentalizzazione della prole, sono costretto a ripetermi, questo emerge, ma emerge in considerazione del campione, fatto da genitori separati e divorziati, in larga parte almeno, e comunque tutti convergono sulla tutela della vittima che è assente. Lo ha anticipato la dottoressa Baiocchi all'inizio. Non esiste una rete di centri antiviolenza, non esiste un numero istituzionale, anche un solo operatore che risponda al numero istituzionale anti-stalking, antiviolenza al 1522. La vittima maschile non viene percepita come tale, ha anche lui difficoltà a percepirsi come tale, e a livello istituzionale non esistono risposte.
Questo appunto è il link della pubblicazione sulla rivista di criminologia dell'Università di Bologna. E adesso vediamo, questa è l'ultima e la più recente come ricerca, perché è del 2019, dell'anno scorso, è una donna. Tutte le ricerche delle quali parlerò oggi sono da fonte femminile. E va rilevato questo, perché l'accusa di un uomo, la diffidenza nei confronti di un uomo, un gruppo di uomini che si occupano di questo tipo di ricerca, è l'accusa di sessismo, come se si stesse difendendo la categoria, passatemi il termine. Ma poi sono, per la maggior parte, sono studiose donne in tutto il mondo, lo vedremo anche negli Stati Uniti, che si occupano di studiare il fenomeno. Questa la cito perché è la più recente, e vediamo nel 2019 una fuoriuscita dalla Russia, che ormai lavora se ne fa di chilometri, tra il Canada e l'Australia. Quello che rileva è il totale di violenze subite, e qui c'è sotto, ovviamente la linea blu sono le vittime maschili e la linea rossa vittime femminili, è largamente prevalente la vittima maschile nella violenza fisica esercitata nelle relazioni di coppia, eterosessuali. Ma anche qui, ecco, per quanto riguarda l'uso di coltelli, per esempio, l'uso di coltelli è più o meno si equivale, ma è strano rilevarlo per quanto riguarda i calci. È più che doppia l'incidenza delle vittime maschili, per i ceffoni, per gli schiaffi, è più che quadrupla l'incidenza delle vittime maschili. Comunque, ripeto, dovunque venga studiata la violenza bidirezionale, la violenza a 360 gradi, prescindendo dal genere di autori e vittime, emerge che la violenza esiste e riguarda le vittime ambo sessi. Adesso invece usciamo da questo campo, cioè dalla somministrazione di questionari, per cui il prerequisito è come minimo che la vittima sia viva, ed entriamo in un campo ancora più grave, con gli uomini che perdono la vita per mano femminile. È gravissimo, anche questo è stato anticipato dall'assessore Baiocchi, ci tengo a ribadirlo, è gravissimo che esista il fenomeno del femminicidio, l'uomo che toglie la vita alla donna per, a causa del patriarcato, di sovrastrutture culturali misogine, dell'oppressione maschilista, del possesso o mia o di nessuno. È gravissimo e nessuno disconosce il fenomeno. Ma esiste anche il fenomeno a ruoli invertiti, mentre invece, ecco, la propaganda che passa è questo: le donne non ammazzano gli uomini. Nel sostenere stop al femminicidio, sacrosanto, stop all'infanticidio, altrettanto sacrosanto, però bisogna creare questo contrasto, questo entrare in conflitto col fatto, perché il fenomeno a ruoli invertiti non esiste. E quindi la teoria che la donna, in quanto donna, nel nostro paese verrebbe maltrattata, perseguitata, umiliata, spregiata, percossa, umiliata, fino ad essere uccisa, mentre il fenomeno ruoli invertiti non esiste. E quello che vediamo adesso è una relazione, una sintesi di una relazione che dimostra il contrario. Però questa premessa va fatta. Ferma restando la prevalenza di soggetti maschili quali autori di un agito violento, quindi non c'è volontà, non devo e non voglio fare una gara a quale sia il genere più cattivo, più aggressivo, più violento, non si parla di questo. E lo studio analizza la percentuale minoritaria, l'abbiamo detto all'inizio, che rimanga ben presente per tutto quello che vedremo dopo. Vale a dire le condotte aggressive e criminose delle quali anche un soggetto maschile può essere vittima. E quello che vediamo sono analogie o differenze, alcune casistiche sono assolutamente sovrapponibili alla casistica maschile, altre invece si discostano. Prendiamo spunto da questo, un testo di Travaglio lo conoscono un po' tutti, si occupa di cronaca giudiziaria e cronaca politica e spesso degli intrecci fra cronaca giudiziaria e politica, però le dinamiche che descrive in questo testo sono esattamente identiche a quelle che sono alla base dell'occultamento delle notizie non voglio definirlo maschicidio, non mi piace il termine, sugli uomini uccisi, perché comunemente si pensa che il fenomeno non esista. Quindi non se ne parla degli uomini uccisi perché il fenomeno non esista, ma la domanda che voglio fare è: non se ne parla perché non esiste o non esiste proprio perché non se ne parla, perché viene occultato? Ecco, Travaglio parla di alcuni fatti, perché c'è chi nasconde i fatti perché certe cose non si possono dire, perché chi li racconta viene insultato,
perché non si vuole disturbare il manovratore, perché non ha voglia di approfondire, di informarsi, perché trovare le notizie comunque costa tempo e fatica, perché se no lo attaccano e lui vuole vivere in pace, perché c'è chi nasconde i fatti anche a se stesso perché ha paura di dover cambiare opinione, c'è chi li nasconde perché altrimenti poi la gente capisce tutto. Allora, quello che vedremo oggi insieme sono i percorsi, il percorso alla scoperta dei contorni, del perimetro di questo fenomeno che è sicuramente deformato dai media, sicuramente inquinato dai pregiudizi, e ne sfateremo insieme alcuni con dati incontestabili, nome, dati, fatti e fonti verificabili. Ignorato dalla politica, rimosso dalla coscienza sociale, poco approfondito dal mondo accademico, e ritorna quello che abbiamo visto in precedenza per le vittime di percosse, non per le vittime uccise, ma inesistente nelle politiche di sostegno della vittima. Le condotte aggressive e criminose, vediamo cosa accade, come, perché, il ruolo della vittima, la lettura sociale, e da ultimo chiudiamo con la simmetria mediatica, che è un po' la quadratura del cerchio, dimostrando che i casi esistono e come se esistono, poi torniamo a chiederci perché ci sia la percezione che si parli solo di altro. E questa cosa la ripeterò mille volte, fino al costo di essere noioso. È doveroso che se ne parli. È doveroso che della criminalità della quale sono vittime le donne, che si occupi la politica, che a livello mediatico ci sia attenzione, partano gli inviati per fare servizi speciali, se ne parli non solo nei TG o sulle prime pagine dei giornali, ma se ne parli nei tanti, tantissimi programmi di approfondimento pomeridiani in tutte le reti pubbliche e private. È quantomeno curioso che il fenomeno inverso non esista, non abbia la uguale attenzione. Allora, sul come. Vediamo, per la casistica femminile, armi da punta e da taglio sono prevalenti rispetto alle armi da fuoco. E nella casistica inversa non è così. C'è un largo uso di armi improprie, anche di attrezzi agricoli, di oggetti trovati in casa, dal classico l'attizzatoio agli alari del camino, a vasi di cristallo, altri oggetti trovati in casa, farmaci somministrati in dosi letali o sostanze tossiche in genere, ed alto tasso di premeditazione. Questi due elementi sono strettamente legati tra loro, sono strettamente connessi. Nell'analisi criminologica femminile è meno presente il delitto d'impeto rispetto a quella maschile, la lite degenerata, nella quale poi, passatemi il termine, ci scappa il morto. Cioè, è più alto il tasso di premeditazione, ma non è una cosa che scopriamo con la cronaca nera, in fondo anche già fin dalla mitologia l'uomo uccide con la spada, la donna col veleno, e poi vedremo i riflessi che ci sono proprio nei riflessi pratici nella cronaca. Poi c'è la narrazione di un agito reattivo, l'ho fatto perché dovevo, l'ho fatto perché costretta, una cosa che è meno presente fino a scomparire nella casistica ruoli invertiti. Poi il delitto su commissione, questo è abbastanza scontato, o complicità dietro compenso, cioè il classico sicario delle terze persone pagate per uccidere qualcuno, oppure coinvolgimento emotivo. Moglie e amante uccidono il marito e poi in alcuni casi tentano anche l'occultamento di cadaveri, di liberarsi del corpo. Adesso vediamo queste case, le modalità, alcuni casi concreti, armi da punta, da taglio, da fuoco, strangolamento, avvelenamento, armi improprie ed altro. Qui abbiamo un accoltellamento. Anche qui un altro accoltellamento. Una cosa, allora mi fermo su questo caso per dire, ci sono, da quando parte questa analisi? Parte dal 1994, fino è ancora in corso. Per questo abbiamo la vecchia rassegna stampa come si faceva una volta, ritagliando i giornali, e le fonti sono prevalentemente, io sono di Roma, credo si senta anche da come parlo, prevalentemente con il Tempo di Roma e il Messaggero di Roma. E poi dal 2000 in poi c'è stata, ha iniziato Repubblica.it, poi c'è la diffusione ormai è capillare di qualsiasi testata nazionale online, più altre testate che nascono, anche locali che nascono solo online, quindi oggi è molto più semplice, molto più facile riferire le notizie, perché con i Google Alert oggi sono le notizie che arrivano da chi chiede di averle, inserendo alcune parole chiave. Ma parte la ricerca appunto dal secolo scorso con quello che è la classica rassegna stampa che si faceva raccogliendo gli articoli di giornale. Qui invece l'Unione Sarda è il punto it, quindi arriviamo siamo nel 2014, e quindi le stesse notizie di accoltellamento, però le abbiamo in formato elettronico. Qui abbiamo due notizie, vedete come sono in breve, la scarsa rilevanza
mediatica che viene data, però sono due attraverso l'arma da fuoco, sia sopra che sotto sono con la pistola del marito. E anche qui con i colpi d'arma da fuoco. Ecco lo strangolamento, ci arriveremo dopo, però si è poco portati a pensare una modalità aggressiva femminile, perché in fondo come può una donna agire violenza nei confronti di un soggetto con una stazza superiore fino ad arrivare a togliergli la vita? E questo è un altro degli stereotipi, dei luoghi comuni che andiamo a sfatare oggi con dei dati di fatto, con la cronaca nera. E sotto c'è il tasso di premeditazione che abbiamo visto, facciamo pace per bruciare l'amante, ma aveva dell'acetone per appiccare il fuoco, era qualcosa di premeditato, uscita da casa con la volontà di fare, con gli strumenti atti a portare a termine il suo disegno. Qui abbiamo un avvelenamento, poi sia in basso a sinistra che sulla colonna di destra abbiamo due utilizzi con l'accetta, quindi gli attrezzi agricoli che poi torneranno anche con una persona uccisa con un rastrello, un'altra con la roncola. E uccide il convivente spingendolo giù dalle scale. Questo è il classico omicidio preterintenzionale, cioè va al di là dell'intenzione di nuocere della persona, che poi si trasforma in assassina, ma suo malgrado la volontà era quella di fare del male, ma non di spingersi fino all'omicidio. Però poi l'esito è stato questo. Vi invito a soffermarci su queste che sono le fonti, in questo caso 24ore.it, le fonti della seconda parte di quello che vedremo, appunto, delle fonti elettroniche. C'è una grossa diffusione, ma sono sempre media locali. Positano News, Brindisi Report, Marche.it, sono sempre media locali. Qui abbiamo appunto la roncola, un utilizzo di un altro attrezzo agricolo. Reggio 2000, un'iniezione letale, l'avevamo detto, l'utilizzo di farmaci o la somministrazione in dosi letale, anche quando un farmaco va preso, fa parte della terapia di quella persona, ma somministrato in dose quadrupla rispetto a quella prevista dalla posologia, poi ecco, porta a questi esiti. E la persona bruciata viva, ucciso a calci dalla moglie, anche qui vediamo che le modalità erroneamente considerate maschili, come si è portati a pensare, come può una donna uccidere spingendolo per le scale? Lui è più forte, si ribella. Prendendolo a calci, lui è più forte, si ribella. O strangolandolo, lui è più forte, si ribella. No, c'è la cronaca che ci dice che invece può accadere, ma è sul Mattino Online. Non è, queste notizie non sono su TG1, TG2, TG3, TG7, Repubblica o Corriere della Sera. La scarsa eco mediatica poi ha l'effetto di comportare il fatto che non le conosca nessuno, le conosce solo chi le va a cercare le notizie perché studia il fenomeno, perché le deve catalogare, deve avere una casistica sulla quale ragionare. Anche qui una morte per le percosse della moglie. La moglie muore. Stiamo parlando di due persone anche abbastanza anziani, perché erano entrambi vedovi e si erano sposati per aiutarsi a vicenda. Un vaso di cristallo, abbiamo detto, l'utilizzo di qualsiasi cosa, le forbici, qualsiasi oggetto si possa trovare in casa può diventare uno strumento di morte. Con le forbici, le varie modalità, uccide tutto. Qui poi c'è il vilipendio di cadavere, anche infierire sul cadavere virandolo è estremamente sintomatico su quale parte del cadavere viene amputata per consumare, chissà che cosa avrà sofferto questa persona per arrivare a quel tipo di vilipendio successivo alla soppressione del cadavere. Ecco, però anche di questi casi che hanno una crudezza particolare non c'è stato mai risalto nazionale. Qui sono diverse concause che contribuiscono alle percosse coltellate all'insulina in dosi massicce superiori per liberarsi del marito. Qui c'è l'ulteriore elemento della simulazione. In alcuni casi poi vedremo che con il contributo della vittima si simula un qualcosa di diverso per proteggere la reale autrice dell'atto violento. Qui arriviamo ad alcuni casi, ne abbiamo solo uno o due del 2019, ovviamente i casi del 2020 li catalogheremo solo a fine anno. Anche qui l'utilizzo del coltello, ma l'abbiamo detto, l'utilizzo del coltello, delle armi da taglio in genere è largamente prevalente rispetto alle armi da fuoco. E un avvelenamento, quindi anche questo con il tasso di premeditazione. Ecco,
Per alcune cose che abbiamo visto e che vedremo, questa è un'altra riflessione che serve a sfatare il luogo comune. La presenza fisica si dimostra totalmente irrilevante ai fini della possibilità di agire violenza. Qui abbiamo due casi di persone abbastanza anziane, una persona di 80 anni che uccide a colpi di spazzolone, quindi con una modalità, non con il veleno, non con un colpo d'arma da fuoco, che non comporta l'esercizio di una forza, di un'aggressività anche fisica. Ucciso a colpi di spazzolone, sotto abbiamo una donna di 77 anni che massacra il marito a colpi di posa cenere. Qui abbiamo un ruolo, siamo agli antipodi per quanto riguarda la fascia d'età, una quindicenne che uccide il fidanzato, sono stata io, non volevo fargli del male, uccide il fidanzato 19enne, cioè poco più che una bambina, uccide un ragazzo, un uomo fatto. E quindi dall'ottantenne alla quindicenne noi siamo portati a pensare che siano delle persone innocue e non in grado di agire violenza nei confronti di un soggetto maschile fino al punto da togliergli la vita, ma la cronaca ci dice che non è così. E questa difficoltà a recepire il messaggio, riflettiamoci un attimo insieme, entra in gioco solo tra generi diversi, perché noi all'interno dello stesso genere non abbiamo nessuna difficoltà ad ammettere che un uomo alto 1,70 m possa uccidere un uomo alto 1,90 m. Sono pieni gli esempi. Non è il fatto di essere più piccolo, meno prestante, meno muscoloso che impedisca di usare coltelli e pistole o quant'altro, o fucili o armi da caccia o qualsiasi oggetto. Cioè non è impossibile che un uomo più piccolo uccida uno più grande. Allo stesso modo all'interno del genere femminile, e anche su questo c'è una casistica infinita, non la vedremo oggi, è un altro settore di ricerca, ma dove sono donne che uccidono le donne, noi sappiamo che una suocera di 65 anni può uccidere la nuora di 30, e non è l'età avanzata che comporta l'impossibilità di agire violenza, quindi nessuno ha da ridire quando la violenza fino al limite dell'omicidio si verifica all'interno dello stesso genere fra soggetti che apparentemente potrebbero essere squilibrati sia per quanto riguarda l'età sia per quanto riguarda l'altezza, la massa muscolare. Improvvisamente questo discorso entra in controcircuito quando parliamo di generi diversi. Parlando di generi diversi non può accadere, un uomo deve potersi difendere, è impossibile che la donna picchi o dia bastonate o dia colpi di coltello o strangolamenti o altre cose fino ad arrivare a togliere la vita ad un uomo, perché un uomo è più forte. I delitti su commissione, abbiamo visto c'è il doppio filone, il filone delle persone che assoldano qualcuno per farlo e quelle che lo fanno in prima persona con coinvolgimento dell'amante. Qui abbiamo due casi di delitti commissionati, uccide marito con l'amante, in questo caso l'amante nasconde il corpo nel compito di occultamento di cadavere. Ricordo ancora, guardiamo le fonti, l'Altro Molise, poi ci sarà una riflessione su questa simmetria mediatica. E anche qui fa uccidere il marito da 3 sicari della mafia, quindi c'è il delitto commissionato, e poi invece il due coinvolgimenti con l'amante, ucciso dalla moglie dell'amante e moglie amante accusati di essere i mandanti del delitto barbaro. Anche qui il rinvio a giudizio per la moglie e per l'amante, e moglie amante uccide il marito che dorme, la casistica insomma è ampia, vigile ucciso da moglie amante ha detto imperfetto, lo lascia per tornare. Ecco, questo è il classico caso che a ruoli invertiti si definirebbe il femminicidio. Il mio o di nessun'altra, non è anche questa una esclusiva maschile, la gelosia morbosa che si spinge fino a considerare l'ex compagno o l'ex compagna una proprietà esclusiva, per cui se non stai con me sono disposto anche a toglierti la vita pur di non saperti con un'altra, si verifica, l'abbiamo detto all'inizio e continuiamo a ripeterlo, la casistica maschile è superiore, ma non è l'esclusiva, esiste anche a ruoli invertiti, quindi dire che il fenomeno inverso non esiste è una menzogna, esiste ma non ha la dovuta eco mediatica. Vediamo il perché. Appunto, la gelosia, la vendetta, l'incapacità di accettare la fine di un rapporto, quello che viene sempre scritto da tutti i media quando a uccidere e spesso uccidersi è un uomo, perché poi c'è il doppio evento, spesso anche si toglie la vita dopo aver compiuto intere stragi. Poi la reazione a molestie, percosse o angherie di varia natura, quello che abbiamo detto prima l'ho fatto perché dovevo. Motivazioni economiche, questo è abbastanza scontato, è un movente ambo sessi.
Poi si parla della liberazione, percezione dell'impossibilità di fare altro, era l'unica via d'uscita ucciderlo. I figli contesi, anche qui, è una casistica atipica. Sappiamo quanto poco frequentemente venga dato l'affido esclusivo a un soggetto maschile, al padre, però nei rari casi in cui accade si scatena una violenza che porta anche a togliere la vita a questi soggetti. Qui c'è una differenza d'età, non so, forse sarà quello, però lui 28 anni vuole lasciarla, lei 51 uccide a coltellate, l'incapacità di accettare la fine del rapporto. Lo trova con un'altra e gli spara, chiaramente identificato come dramma della gelosia. Sorprende il marito a letto con l'altra e lo fredda con due colpi di pistola. Accecata dalla gelosia, coltella al cuore il convivente. Abbiamo visto, molto datato l'articolo precedente, si vede anche dalla grana del giornale, qui siamo nel 2010, 10 anni fa. Coltellata al torace dopo la rida, uccide il fidanzato, anche questo viene classificato, lo vediamo qui in rosso, come l'omicidio della gelosia, il movente che ha armato la mano dell'assassino. Uccide il marito che vuole lasciarla. Ecco, vediamo un attimo l'articolo a destra, lite per gelosia, il titolo, sono sempre le notizie in breve, quelle quattro righe che vengono scritte, cioè scarsa importanza, scarsa rilevanza, ma qui ancora di meno l'importanza, perché il sottotitolo è coltella la rivale, come se fosse una donna che agisce violenza nei confronti di un'altra donna. Leggendo nelle righe, accecata dalla gelosia va a casa dell'ex, lo trova a dormire con la nuova compagna e si scaglia contro i due, plurale, ferendoli, plurale, con un coltello, poi torna a casa, eccetera, eccetera. Lui non ci sono non solo le generalità, neanche le iniziali puntate, ma non figura neanche nel titolo, è come se la violenza nei confronti di lui non fosse accaduta. Ecco, questo sappiamo quante persone leggono il titolo e basta senza approfondire, quindi la percezione che viene data nei confronti del lettore è quella che questa violenza non esista. Vabbè, questo è un delitto particolarmente efferato, anche questo per gelosia, una persona violentata con un tubo di marmo, quello che serve per reggere gli scottex, le salviette che si usano in cucina, insomma. Non accetta la separazione, uccide a coltellate. Questo è un delitto occasionale, perché l'obiettivo era quello di uccidere il proprio ex, dà fuoco all'intero appartamento, il proprio ex si sveglia, riesce a fuggire, rimane un po' intossicato, ma riesce a fuggire, però rimane intossicato un altro dei coinquilini e non riesce a fuggire e muore un'altra persona. Poco importa che il reale obiettivo di questo gesto omicidario sia riuscito a salvare, purtroppo un altro cadavere è rimasto all'interno del rogo. Le motivazioni di tipo economico qui spaziano molto per il lasso di tempo che abbiamo visto, del quale ho parlato all'inizio, insomma raccolte iniziano quando si ragionava ancora a dire, e poi spaziano molto anche per l'entità dell'importo. A volte si parla di somme importanti che potrebbero generare degli attriti che portano all'omicidio. Altre volte, come in questo primo caso, per un debito di 30 euro è un omicidio maturato nell'ambito della tossicodipendenza. E poi invece sotto abbiamo un altro caso, 66 coltellate, un delitto particolarmente efferato anche per la modalità con la quale è stato portato a termine. L'obiettivo era dichiaratamente economico, perché la coppia voleva i suoi soldi. Ecco, questo è un caso, abbiamo sulla figlia che vuole entrare in possesso dei denari del padre, ma su questo abbiamo un'ampia casistica a ruoli invertiti, Piero Maso per dirne uno, è un caso noto, anche in cronaca ci sono stati diversi approfondimenti, per appropriarsi dei beni della famiglia invece di aspettare la fine naturale dei propri genitori decide di toglierlo di mezzo. E anche qui si parla nella prima notizia di un omicidio volontario, poi il giorno successivo, due giorni dopo, esce fuori anche il perché, su uno spunto alla massima eredità, e lei ammette che la volontà era quella appunto di appropriarsi di questo. Sopra c'è un caso, era per entrare in possesso di grosse proprietà immobiliari, e sotto un miliardo, ovviamente parliamo in lire perché la notizia è vecchia, e attraverso l'avvelenamento tenta di liberarsi del marito, ucciso per soldi, e poi questo piano va in porto al secondo tentativo, perché la moglie vuole eliminarlo prima del divorzio per appropriarsi di tutto. Qui sono sottigliezze giudiziarie. Con la separazione
non c'è lo scioglimento del vincolo matrimoniale che arriva solo con il divorzio, quindi con la separazione entrambi i coniugi partecipano anche all'asse ereditario. Se venisse a mancare un coniuge separato, c'è un diritto all'eredità che viene meno con il divorzio, che è la cessazione degli effetti civili del matrimonio. È un po' quello che è accaduto anche per il famoso delitto Gucci, quello stiamo parlando per la notorietà della persona uccisa, stiamo parlando di diversi anni fa, ma il motivo era lo stesso, quello di entrare in possesso di un'intera rete di negozi internazionali, anche in diversi continenti. Ecco, questo caso qui è particolare, ci serve, lo utilizziamo per vedere come alcune notizie vengano occultate e di alcune notizie non si sappia assolutamente nulla. Questa è una notizia, siamo a Comiso, in provincia di Ragusa, in Sicilia, e questo è l'eco mediatica che viene data, ci sono le generalità dell'assassina, le generalità della complice, le generalità salvatore burrafato della vittima. Questo è il Corriere del Mezzogiorno, Gazzetta del Mezzogiorno della Sicilia, 2 marzo del 2003, quindi lì, nel posto, nelle vicinanze di dove viene perpetrato questo omicidio. Ma basta arrivare a Roma, questo è il Messaggero di Roma, Ragusa, ucciso per l'assicurazione, la stessa notizia, a comico, non ci sono né le generalità della vittima, neanche le iniziali puntate, non esiste proprio la vittima. Ma vediamo un attimo una cosa, qui la descrizione: per compiere il delitto commesso davanti al figlio di 3 anni, la persona, Elena Leo, si è fatta aiutare da una complice e nella confessione resa dall'omicida è ricostruita la dinamica del delitto. L'uomo venne narcotizzato, trasportato fuori paese e gli fu dato fuoco mentre era ancora vivo. Quindi l'immagine che abbiamo è quella di una persona narcotizzata, sta morendo tra le fiamme, si contorce fra le fiamme, muore fra le fiamme, e a questa scena assiste un bambino di 3 anni. Sul posto c'è stata, se ne è parlato, ci sono stati degli articoli. Arriviamo qui a Roma, ci sono 12, il Messaggero di Roma pubblica 12 righe in breve. La Nazione di Firenze pubblica 6 righe in breve. Per il secolo XIX di Genova, per il resto di Cardino di Bologna, la notizia non esiste, non è mai accaduto. E immaginiamo, per un delitto con queste modalità così crude, così barbare, se fosse successo a ruoli invertiti, come si sarebbe mobilitata la stampa, cioè chi avrebbe fatto plastici, ha costruito intere carriere sui plastici per gli omicidi. Ed è doveroso che sia così, ed è doveroso parlarne. Quindi non mi stupisco per gli eserciti mediatici che si muovono con truppe inviate sul posto a filmare i parenti, a filmare le fiaccolate in città, con tutto quello che accade, il detto il lutto nazionale, a filmare tutto e a dare conto alla nazione di tutto quando la vittima è una donna. Più che altro mi stupisco quando non accade assolutamente nulla a ruoli invertiti. Parliamo dei figli contesi, abbiamo detto una tipologia atipica, perché sappiamo con quale frequenza il genitore prevalente è la madre, prima della riforma del 2006 con l'affido esclusivo alla mamma e dopo la riforma del 2006 con l'affido condiviso, ma sempre il collocamento presso la madre. Quindi nei rari casi in cui si arriva, viene digerita male la presenza paterna e si arriva anche ad uccidere. Secondo gli inquirenti il movente sembra essere il rancore per l'affido del figlio, accertato che la vittima era divorziata con l'affidamento del figlio tredicenne e che quindi non abitava con la madre, e si è arrivata ad ucciderlo a sprangate. Vedete, su alcuni fatti di cronaca abbiamo più elementi dei quali abbiamo parlato, anche la modalità violenta, anche le sprangate, non è un colpo di arma da fuoco con un fucile da caccia che potrebbe esplodere qualsiasi persona, anche poco muscolosa, poco prestante fisicamente, si arriva proprio a sopprimere con modalità estremamente violenti. Anche qui, dopo una violenta lite in famiglia, scatenare l'aggressione è un litigio per la bambina, minacciava di non fargli vedere più la figlia, il classico fra genitori separati. Uccide a rivolverate l'ex marito, poi confessa, erano in guerra per il figlio, anche qui vediamo sempre i figli contesi come movente. Ecco, qui c'è un errore grossolano del cronista. Uccide a martellate l'ex marito, ancora una modalità aggressiva molto, molto fisica. Fu un agguato premeditato, scrive il cronista, con un movente futile. La donna non sopportava che il tribunale avesse affidato due figli al marito nella causa di separazione.
Beh, ma come si fa a definirlo un momento futile? C'è una scia di sangue infinita, anche ai ruoli invertiti. Ci sono delle liti aspre, lo sanno benissimo gli avvocati, quanto sia terreno di scontro l'affidamento dei figli con cause che si proteggono per anni. Definirlo un motivo futile mi sembra quantomeno miope, per non dire altro. Anche qui un coltellamento dell'ex suocero e assicurato il fratello con l'acido, alla base della folle azione ci sono forti dissapori sulla separazione con il marito, per cui ovviamente anche la custodia dei figli. Qui c'è una suocera che entra in gioco a colpi di pistola e uccide l'ex della figlia perché l'uomo si era recato a casa dell'ex moglie per prelevare il figlio, come da autorizzazione del tribunale, ma la risposta è stata quella di qualche colpo di arma da fuoco. Questo è il caso più noto che c'è stato nell'anno scorso, perché ha coinvolto un legale, un avvocato ucciso all'interno del proprio studio dalla ex moglie per l'affido delle figlie. Ad Anzio, siamo vicino a Roma, sul litorale romano. Allora, liberazione, esasperazione e percezione dell'impossibilità di fare altro. A volte la soppressione della vita di una persona sembra l'unica strada percorribile. Qui abbiamo diventa assassina per esasperazione, ma anche qui abbiamo uno strangolamento, vediamo appunto diversi elementi che sono nello stesso caso di cronaca. Ma mi voleva lasciare dopo avermi fatto subire tante umiliazioni, quindi per esasperazione le ho dovuto togliere la vita. Uccide il marito e va dai carabinieri, ormai non lo sopportavo più. E qui ne abbiamo anche un altro, uccide il marito che non vuole il divorzio. Sappiamo che il divorzio consensuale, come la separazione consensuale, sono sicuramente le strade più brevi e comportano meno costi, sia costi emotivi che costi in termini di tempi e in termini strettamente economici. Ma è sufficiente per uno solo dei due chiedere la separazione e il divorzio, e sicuramente lo si avrà. Aspettando maggiori tempi, non è indispensabile il consenso dell'altro, però in alcuni casi l'eliminazione fisica della persona che viene percepita come fonte del proprio malessere, delle proprie scontentezze, sembra appunto l'unica strada percorribile. Entriamo nel ruolo della vittima. Allora, qui non parliamo di, per analizzare il ruolo della vittima, dobbiamo parlare di persone che hanno subito un tentativo di omicidio, coltellate o altro, ma sono rimaste vive per avere un ruolo. Quindi la vittima omette di denunciare il fatto e si è proprio costretto a ricorrere a cure ospedaliere, copre, depista in mente, depista anche proprio nei confronti delle autorità giudiziarie le informazioni false. E evita di parlare delle proprie vicende, non le condivide assolutamente con amici, parenti e colleghi, spera di poter risolvere da solo, è indotto, questo è importante, è indotto a ritenere umiliante dover ricorrere ad aiuti esterni. Perché? Perché deve scontrarsi con giudizi e derisioni, viene considerato inadeguato, inetto, inadatto, perde autorevolezza, stima e considerazione di sé. Chiedere aiuto per le violenze subite da una donna è... Forse anche questo è un retaggio di una cultura maschilista, ma in alcuni casi abbiamo registrato un atteggiamento di derisione proprio da parte delle autorità giudiziarie, da parte delle persone in divisa deputate a raccogliere una denuncia. Quasi come non ce la fai a vedertela da solo, non ce la fai a rispondere, vieni qui a lamentarti che tua moglie ti abbia preso a calcio, ti abbia... preso a schiaffi o graffiato il viso, non sei capace di reagire. Ecco, sono le risposte istituzionali insostenibili. Io non lo so, se venissi preso a piatti in testa da mia moglie è minuta, io avrei probabilmente la possibilità di reagire picchiando a calci o con una sedia o con modalità violente che aborro. Però rivendico il diritto di agire con la carta bollata. Non può essere una risposta istituzionale valida, hai ricevuto due calci, restituiscine quattro. Ecco, in questo quindi lo scontrarsi del soggetto maschile, anche qualora riesca a superare una serie di sovrastrutture culturali che gli impediscono di riconoscersi come vittima, come soggetto debole, no? Soggetto debole per antonomasia è l'altro. Quindi riconoscermi io soggetto debole in determinate circostanze è assolutamente...
difficile, anche qualora si superino questi retaggi culturali, poi dopo non c'è un atteggiamento empatico, accogliente da parte, non dico sempre, però è accaduto che non ci sia questo atteggiamento empatico e accogliente da parte delle persone che dovrebbero raccogliere le denunce. Allora, questo vediamo alcuni casi, anche qui prima coltella marito, poi fugge, ora è ricercata per tentato omicidio, al plurale, i due inutilmente hanno cercato di coprire la verità, non è stata solo lei che ha mentito, anche la persona vittima delle coltellate ha cercato di coprire la verità, e anche questo caso è più recente, abbiamo Catania Oggi, qui il marito aveva dichiarato di essere stato aggredito da un automobilista sconosciuto per motivi di traffico. Poi i carabinieri non sono stupidi, lì non c'è una traccia di sangue, salgono nell'appartamento, ci sono asciugamani pieni di sangue, c'è il coltello pieno di sangue, e capiscono che la scena dell'evento violento non è accaduta per caso in strada, ma è accaduta all'interno dell'appartamento. A questo è un evento particolarmente grave perché coinvolge due bambini. La madre ha ucciso due figli, riduce in fin di vita il terzo e si toglie la vita perché aveva litigato col marito, già da prima era partita, dai giorni precedenti, il marito infatti era in ospedale con ferite all'addome e aveva detto di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina per coprire la moglie, poi è crollato, non immaginavo fosse così, il suo rammarico poi è stato, l'avessi denunciata, non avessi voluto coprirla, sicuramente almeno i bambini sarebbero ancora vivi, quindi il cruccio è questo in questo caso, ma anche la prima cosa che viene la cosa che viene immediatamente è quella di mentire, diversa da questo caso. Nei casi precedenti passa la gazzella dei carabinieri o passa la pantera della polizia, uno la prima scusa che viene in mente e racconta è stato un tentativo di rapina o una lite per motivi di traffico. Questo è un caso diverso. Leggiamo la parte evidenziata. La vicenda inizia alcune settimane fa quando l'uomo si presenta al pronto soccorso con un trauma all'emitorace sinistro e sospetta frattura delle costole. Agli agenti ha spiegato di essere caduto. Dopo due giorni nuovo ricovero in ospedale per abrasioni multiple al collo, al basso ventre, al torace e una mozzicatura all'avambraccio, anche in questa occasione ha spiegato di essere caduto. Come sia poco compatibile una morsicatura all'avambraccio con una caduta, ma dopo tre giorni l'uomo si è ripresentato nuovamente al pronto soccorso per trauma cranico e abrasione del cuoio capelluto. A questo punto gli agenti non hanno più creduto alla caduta e lo hanno convocato in questura, dove ha raccontato finalmente la verità, che era stata la moglie a ridurlo così dopo essersi follemente innamorata di un ragazzino. Di che cosa è diverso questo caso rispetto a quelli che abbiamo visto? Lì appunto c'è l'immediatezza del fatto. Qui c'è una persona che reiteratamente, a distanza di pochi giorni, torna a denunciare alcuni fatti e torna in ospedale. Poi in ospedale insomma c'è anche la polizia che raccoglie i dati su questi eventi violenti, su questi, dipende anche dalla durata, dalla prognosi, dalla durata del trauma. E lui era disposto a mentire anche commettendo lui dei reati, pur di non ammettere di essere vittima di violenze. La lettura sociale. Allora, c'è sia una comprensione, una giustificazione per l'autrice e che si contrappone al fenomeno speculare, uno scetticismo generale nei confronti della vittima. C'è una forte asimmetria giuridica e mediatica, non solo mediatica ma anche giuridica, un approccio superficiale sia della magistratura che delle forze dell'ordine, misure istituzionali condizionate dai pregiudizi di genere, e il soggetto maschile non è in pericolo, non ha bisogno di aiuto, può o forse meglio deve cavarsela da solo. E poi la cortina di pizzo. La cortina di pizzo è un principio individuato da Warren Farrell nel 2006 in un testo The Myth of Male Power, il mito del potere maschile. Lo identifica così, la cortina di pizzo è un principio secondo il quale quando commette un delitto un uomo ci si concentra sull'efferatezza del gesto, infieriva con inaudita violenza sul povero corpicino, sulla crudeltà, sull'efferatezza del gesto. Quando un delitto viene compiuto da una donna ci si concentra sulle motivazioni che potrebbero averla spinta a commettere. Vediamo, sì, si parla di malata di troppo amore. Una donna mite, gentile, legatissima alla famiglia, c'è una certa indulgenza nei confronti, non è il mostro come succede doverosamente ai ruoli invertiti. Anche qui una strage di famiglia per un amore impossibile, uccide l'ex marito, il convivente, la cucina, la madre e poi si suicida.
anche qui si parla di un amore impossibile, poi vediamo, forse amava ancora l'uomo dal quale si stava separando. Poi è anche un assassino con la getta, libera perché incapace di intendere di volere. Ecco, non possiamo citare, non ci sono i tempi per centinaia, forse anche migliaia di casi che abbiamo in archivio, con l'incapacità di intendere di volere che viene riconosciuta ad un soggetto femminile in percentuale quintupla rispetto a quanto possa accadere a ruoli invertiti. E anche qui un'incapacità per intendere di volere che poi comporta scontare la pena in un ospedale psichiatrico, una REM invece che nella detenzione in carcere. Anche qui la legittima difesa viene invocata in alcuni casi anche a prescindere dalla realtà dei fatti. Su questo voglio, magari ne parleremo dopo, c'è un caso recente della settimana passata che non ho fatto in tempo ad inserire in questa rassegna, riguarda le persone aggredite con l'acido. Ed è un parallelismo al caso più noto in assoluto, il caso di Lucia Annibali, e quello che invece riguarda Sara Del Mastro. Giuseppe Morganti è la vittima, Sara Del Mastro è l'autrice. È un caso che ha avuto una certa eco mediatica. Perché? Perché è un'aggressione con l'acido annunciata. C'è stata la trasmissione Le Iene che si è occupata del caso prima e dopo che ci fosse proprio questo lancio dell'acido, prima quando lo stalking era attraverso pedinamenti, il danneggiamento della macchina, attraverso cose, ci sono diverse interviste, e quindi un caso mediatico del quale si è parlato abbastanza. Bene, Luca Varani, che è la persona che ha commissionato l'aggressione ignobile nei confronti di Lucia Annibali, ha avuto una pena detentiva a 20 anni e una provvisionale di 800.000 euro con la quale risarcire la vittima. Sara Del Mastro, la settimana passata, ha una pena a 7 anni, un terzo della pena. Ma qual è la motivazione giuridica? Che non è stato riconosciuto per Sara Del Mastro proprio l'elemento della premeditazione, una asimmetria giuridica, quando nonostante ci fossero tutti gli elementi, aveva anche fatto dei test prima acquistando l'acido, facendo dei test su come viene deteriorata la carne dall'acido, quale quantità è necessaria di acido per deteriorare la carta, facendo dei test sui petti di pollo o cose del genere, insomma ci sono dei filmati. Quindi cioè, la volontà di nuocere c'era, non è intenzione rifare il processo, per carità, si accetta quella pena, insomma, come siano arrivati a quelle conclusioni non lo so, non sta a me dirlo, però ci sono arrivati. Ed ecco, questa enorme asimmetria fra la pena combinata ad un soggetto maschile e ad uno maschile, ad uno femminile per lo stesso reato, 20 anni a fronte di 7, anche considerando un'ulteriore cosa, nel gesto compiuto da Sara Del Mastro ai danni di Giuseppe Morgante, oltretutto sfigurare una persona è diventata una fattispecie di reato autonomo, delle aggravanti che non aveva ai tempi dello sfregio di Lucia Annibali. Non sto sminuendo la gravità di quel gesto, è comunque qualche cosa che segna la persona al di là dei tratti somatici, ma la segna nella psiche non per mesi o per anni, ma vita. Lucia, come anche Giuseppe, porteranno per sempre i segni di quella giornata, delle lunghe settimane, dei mesi passati per ristabilirsi, del riconoscersi in uno specchio, non riconoscersi più, non vedersi più, sono delle lacerazioni incredibili. Però è quello che sto, quindi non è una diminuzione della gravità di un fatto rispetto all'altro, non l'ho fatta io, l'hanno fatta in tribunale, però ecco, quello che è questa asimmetria non si può non cogliere, sarà sicuramente giusto, però c'è una certa ricorsività in questa differenza di valutazioni, non solo per il lancio dell'acido sul viso di una persona. Ecco, anche per questo, vediamo, massacro e marito abbassonate. Qui abbiamo una persona che infierisce sul marito. Il marito è stato colpito da diverse bastonate, ormai è svenuto, a terra, sanguina dal volto, sanguina dal capo, non è più in grado di difendersi, continua a colpirlo, intervengono le forze dell'ordine, la signora aggredisce anche le forze dell'ordine perché non riescono a staccarla dal marito che continua a bastonare, vuole a tutti i costi ucciderlo. Il marito a terra, ormai privo di sensi, sanguinante, e vicino a lui la moglie che continua a colpirlo con un grosso bastone. Quello che mi colpisce è l'ultima riga.
La signora è stata d'arresto con accusa di maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, cioè non è stato configurato il tentato omicidio. La vittima non era più in grado di difendersi, era lì in totale, alla totale mercé della persona che infieriva su di lei, e ancora una volta mi trovo a chiedere il parallelismo. Ruoli invertiti, sarebbe stato configurato come maltrattamenti in famiglia. Qui il reato configurato è prevalente l'oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale, perché la signora non ha smesso di fare quello che stava facendo quando sono intervenuti i carabinieri e ha provato a colpire anche loro. Ecco, è più prevalente questa di gravità rispetto a alla persona che stava ammazzando a bastonate e che ormai era a terra, neanche più in grado di difendersi o di ripararsi con... appunto, aveva perso i sensi ormai, ecco. Però maltrattamenti in famiglia è un reato che comprende dall'insulto, dall'ingiuria, dalla denigrazione alla spinta. Non è tentato omicidio. Questi sono alcuni studi, siamo sempre negli Stati Uniti, perché qui da noi questi parallelismi è difficile che vengano fatti. Viene rilevato che c'è la tendenza a considerare la donna malata piuttosto che assassina, perché nel 68% dei casi finiscono in clinica psichiatrica, mentre solo il 27% scontano una pena detentiva. A ruoli invertiti è il contrario. Il 14% è inviato in manicomio contro il 72% che viene imprigionato o condannato a morte. Ripeto, siamo negli Stati Uniti e sappiamo che alcuni stati ancora prevedono la pena capitale. Marx e Krugman rivelano per l'infanticidio, in premio alla soppressione dei figli, le madri vengono mandate in carcere meno frequentemente rispetto ai padri, pur avendo commesso lo stesso reato. 84% dei padri e 19% delle madri con una pena detentiva in carcere. Qui intervengono altri elementi come depressione postpartum o vari scompensi ormonali. Dorman e Cheng, percentuale inferiore attorno all'11% di donne in carcere. E la maggior parte ottiene la libertà condizionale o va in ospedale psichiatrico. Questi studi sono raccolti, l'ho detto, solo da soggetti di genere femminile, dalla dottoressa Alessandra Bramante, un'amica, una criminologa, nel suo testo Dall'amore alla distruttività. Arriviamo alla parte all'ultima parte che vediamo oggi insieme, cioè alla totale asimmetria mediatica. Perché di questi, questo che abbiamo visto sono una piccolissima parte, abbiamo in archivio oltre 6.500 casi, non potevamo ovviamente vederli tutti quanti insieme, sarebbe noioso e anche poi ripetitivo, perché molti casi sono la copia di altri casi precedenti. Ma questi sono i media che abbiamo visto qui: Brescia, Abruzzo 24 ore, Reggio 2000, Catania Oggi, eccetera, eccetera. È inviato, primo numero. Questo ci dà, appunto, perché non se ne parla nei TG nazionali? Questo ci dà una spiegazione, un perché dei casi della violenza che riguarda un soggetto femminile se ne parla, doverosamente, lo aggiungo, se ne parla, si analizza, si studiano le dinamiche, c'è un biasimo collettivo per la crudezza, per l'efferatezza, per la crudeltà di quei gesti, però gli altri sembra che non esistano. Vediamo la simmetria mediatica, questo è un caso di scuola, vediamo, siamo nel 2012, un caso di scuola, perché Carmela Perrucci è una delle prime vittime di femminicidio proprio da manuale. Il fidanzato della sorella di Carmela voleva ucciderla perché era stato lasciato, il classico o mio o di nessuno. Carmela col proprio corpo fa scudo alla sorella e rimane uccisa lei al posto della sorella. Questa è la copertura mediatica, tutti, ma proprio tutti i TG nazionali, tutta la stampa nazionale se ne sono occupati tutti quanti, anche le truppe televisive, ma servizi per diversi giorni, con il filmato sul luogo, con tutte le compagne che portavano i biglietti, che portavano dei fiori, il lutto cittadino. Addirittura l'ospedale Cervello è stato intitolato di Palermo, è stato un padiglione, l'ospedale è stato intitolato alla vittima, la fiaccolata in città, ed è giusto, è doveroso che sia così. Però guardiamo, siamo nel 20 ottobre del 2012. Lo stesso anno, sempre nel 2012, lo stesso mese, sempre ottobre, nell'arco di 9 giorni muoiono 2 uomini accoltellati, 2 episodi di accoltellamento a ruoli invertiti. E il 20, abbiamo detto, è la morte della povera Carmela Petrucci. Il 13, a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, viene ucciso Gabriele Sattolo, muore nell'ambulanza che lo trasporta in ospedale. Ne parla udine20.it e il giornale del Friuli.net.
Due giorni dopo Carmela, abbiamo detto che è del 20, il 22 di ottobre del 2012 a Sorso, in provincia di Sassari, viene ucciso Giovannino De Logu, che oltretutto è invalido civile, viene colpito, cade a terra e arriva lui, anche lui, muore in ospedale. E qui ne parla Buongiorno Alghero. Allora, con il massimo rispetto per qualsiasi fonte di informazione per il solo fatto di esistere, ma la riflessione è... Di Carmela Petrucci ne parla chiunque ed è giusto, è doveroso che sia così, è giusto insistere su quel tipo di informazione che comporta lo stigma per chi agisce quel tipo di violenza che porta alla soppressione di una donna. Però il bacino d'utenza dei TG a reti unificate di tutti i maggiori media italiani per diversi giorni, anche con i programmi di approfondimento con i vari quarto grado, linea gialla, non è solo il notiziario, un po' tutti se ne sono occupati, non è quel bacino d'utenza, non è neanche paragonabile col bacino d'utenza che possa avere Buongiorno Alghero. Il risultato è che di Carmela Petrucci lo conoscono 60 milioni di italiane e di italiani ed è giusto che sia così. Ma della morte di Giovannino De Logu lo conoscono i parenti, gli amici e i vicini di casa. Non nasce il caso. Non è l'unico. Vediamo una verifica della copertura mediatica quando la vittima è di genere maschile. Questo è il secondo caso. Non nell'arco di 9 giorni, ma nell'arco di 24 ore. Il 25 maggio del 2013 Fabiana Luzzi viene uccisa dal fidanzato Corignano Calabro in provincia di Cosenza. Il 26 maggio, quindi a 24 ore di distanza, Donato Annesi viene ucciso dalla convivente a Frascineto, sempre in provincia di Cosenza, quindi a 10 km di distanza e a 24 ore di distanza. Per il caso Luzzi c'è la solita doverosa copertura mediatica nazionale, lutto cittadino e quant'altro, per il caso Annesi passa sotto silenzio solo tra filetti in cronaca locale. Di più, il 25 e il 26 maggio sono il sabato e la domenica. Quindi il 27, alla ripresa dei lavori alla Camera, l'allora presidente onorevole Laura Boldrini ricorda Fabiana Luzzi per introdurre la discussione sulla ratifica della Convenzione di Istanbul. Ricorda l'emergenza femminicidio e cita il caso Luzzi con lo slogan «Ancora una volta la violenza che non è amore». Giusto che sia stato fatto, ma quello che è morto il giorno dopo non si sa, non se ne deve parlare. Non possiamo parlare di distrazione quando sono centinaia, quando sono migliaia questi casi. È altro, è diverso dalla distrazione. Questa è una data significativa, l'8 marzo. E due episodi accaduti lo stesso giorno, anche qui non c'è copertura, quindi due uomini, Francesco Albano e Sebastiano Fedele, arrestati per aver ucciso Assunta Sisignano, e due donne, Maria Rosa Saita e Jessica Marsiglia, arrestate per aver ucciso, coltellate e martellate, il marito e padre Salvatore Marsiglia. I casi Albano e Fedele sono costretti a ripetermi, doverosa, giusta, giustissima copertura mediatica nazionale, attenzione, è l'8 marzo. Quindi c'è particolare risalto al femminicidio per la comitanza con la festa della donna, ma ci sono state anche le celebrazioni al Quirinale, la premiazione di Lucia Annibali, che è stato conferito il Cavalierato della Repubblica, le dichiarazioni dell'onorevole Boldini e dell'allora presidente Napolitano, non c'era ancora Mattarella, la discussione politica sulle quote rosa nell'Italicum, mentre invece per il caso Saitta e Marsiglia il solito oscuramento totale sulla carta stampata e nell'emittente TV la notizia appare solo esclusivamente sul web. Ancora lo stesso giorno, più recente, siamo nel 2018, a Cisterna di Latina un carabiniere spara, ferisce la moglie, poi uccide le figlie, si barrica in casa e poi si suicida, che fosse stata ferita la moglie, si è saputo solo in un secondo tempo dopo il suo suicidio. Ma ad Oppino Mamertina, a Reggio Calabria, lo stesso giorno, la Maria Giuseppina Barca uccide il marito, colpendolo al capo e dalla gola con una roncola. Allora, del caso Capasso, del carabiniere che... la solita copertura mediatica nazionale, lutto cittadino, eccetera. E poi c'è anche l'esposizione di alcuni personaggi che hanno una ribalta mediatica, no? Personaggi della politica, ma anche dello spettacolo, da Pieraccioni a Laura Chiatti, Fiorella Mannoia, Nancy Brida e diversi altri. Il caso Barca, tanto per cambiare, è passato sotto silenzio solo lanci d'agenzia e trafiletti in cronaca locale. Allora, questi sono altri studi solo esclusivamente fatti da donne per le riflessioni conclusive. A dispetto delle statistiche che registrano un continuo aumento di violenza femminile, la nostra cultura insiste testardamente a negare la capacità delle donne di commettere atti di violenza, specialmente quando si tratta di donne bianche, eterosessuali e con figli. Siamo ancora una volta, Linda Gristonel, siamo ancora una volta negli Stati Uniti e questa dichiarazione nasconde anche dei pregiudizi per una società che si
si dichiara aperta, multiculturale, multirazziale, poi in fondo un qualcosa di razzismo c'è ancora, perché è più disposta ad accettare la criminalità femminile se compiuta da una persona di origine afroamericana, magari anche con tendenze omosessuali, piuttosto che una persona, una donna bianca eterosessuale meno accettata come agita, come autrice di un agito violento. E poi, va bene, anche i fatti di Minneapolis recenti parlano ancora di questo, di questi pregiudizi che negli Stati Uniti continuano ad esserci. Bunny Sewell ci dice che le statistiche federali dicono che le donne picchiano più frequentemente e gravemente i maschi che non le femmine, commettano la maggior parte degli infanticidi e del 50% degli omicidi coniugali. L'82% delle persone subisce la loro prima esperienza violenta per mano di una donna. Voglio arrivare, John Welsh, allora, voglio arrivare all'ultimo che è importante, ecco, Melanie Phillips. Allora, guardiamo solo Melanie Phillips, è importante il concetto finale. La violenza femminile contro gli uomini viene studiata solo a livello accademico, per quanto riguarda le politiche sociali e le corti federali continua a non esistere. È un errore risolvere il problema fingendo di non vederlo, rifiutandosi di riconoscerlo e mostrarlo. L'espressione che usa è significativa. Sweeping under the carpet, scopandolo sotto il tappeto. Cioè, se io nascondo la polvere sotto al mio tappeto, il mio obiettivo non è eliminare la polvere. Io so perfettamente che la polvere c'è. Il mio obiettivo è solo nasconderlo ai miei ospiti. Fare in modo che non si veda. Non eliminarla, non affrontare il problema. Ma sono perfettamente cosciente di andare ad occultare un problema, di nasconderlo. Non solo negli Stati Uniti, qui siamo in Germania, il Robert Koch Institute, dallo studio condotto su oltre 6.000 famiglie, risulta che nelle relazioni di coppia le donne usano più spesso violenza contro i partner che non il contrario, ma il tema della violenza sui maschi rimane un tabù. Non è un fenomeno che riguardi solo gli Stati Uniti e solo l'Italia. Questa è l'ultima slide che vediamo, Riguarda un esperimento, capovolgere i ruoli, svolto da Prime Time, una trasmissione che si faceva, non si fa più, per la ABC News, l'emittente statunitense, curata da Clem Taylor, non si faceva più perché recentemente è scomparso. Era un capovolgere i ruoli, era analisi delle reazioni di chi assiste ad un'aggressione in pubblico, svolta con due attori, e, con telecamere nascoste che registravano le reazioni dei passanti. Attenzione, è una, non stiamo parlando del Grande Fratello, di una candy camera così, è una indagine di profilo un po' più alto, svolta con antropologi, con sociologi, con psicologi. E i due attori registrano prima lui che aggredisce lei, e l'aggredisce secondo modalità crescenti, prima insultando, poi alzando la voce, poi picchiandola con un giornale arrotolato, poi strattonando gli abiti. E le registrazioni delle reazioni di tutti gli intervenuti sono intervenuti con livelli crescenti di intervento. Chi si è semplicemente fermato intorno a formare il capannello di gente, anche questo lo sappiamo, è una forma di intervento, perché molto spesso, quante volte l'abbiamo letto in cronaca, c'era la donna che era picchiata, che era bullizzata, in alcuni casi anche che era violentata, io ho chiesto aiuto, non si è fermato nessuno. Quindi anche il solo fermarsi dà un segnale a chi sta agendo violenza, fino a poi intervenire verbalmente e in alcuni casi anche intervenire fisicamente. Sono dovuti uscire gli operatori per dire no, attenzione, una candy camera, se no avrebbe passato l'attore un brutto quarto d'ora. Ripetuta la scena a ruoli invertiti secondo identiche modalità. In questo caso è lei che aggredisce lui, ma sempre con prima gli insulti, parolacce, poi alzando la voce, urlando, poi con il giornale arrotolato lo percuote, poi strattolando gli abiti. La reazione, nessuno è intervenuto, non sto dicendo di un intervento raro da parte di qualcuno, nessuno è intervenuto per farli smettere. In alcuni casi, come questo dei fotogrammi, c'è stato un atteggiamento addirittura di empatia nei confronti di lei, cioè una risata, e mi mando la box, go baby go, dagliele. Tutti poi dopo sono stati fermati e gli è stato chiesto il perché
sia di questa, di questo intervento nei confronti di lui che aggredisce lei, sia del non intervento quando è lei ad aggredire lui. Poi non tutti hanno firmato la liberatoria, ma coloro che hanno firmato la liberatoria poi sono state anche catalogate queste, queste risposte. Grosso modo era non, chissà che cosa avrà fatto lui per portare lei ad aggredire così. Non gli ha fatto nulla, è un attore, stanno recitando una parte, però sicuramente se lei aggredisce non può aggredire perché c'è una violenza, un'aggressività sua, deve essere sicuramente un agito reattivo come una violenza subita. Viene dato per scontato da tutti. C'è stato un uomo che ha detto io oggi non mi stupisco, non mi interessa neanche il motivo, non lo sto andando ad analizzare, non mi stupisco se vedo una donna pestare un uomo, perché hanno subito per 200 anni, se oggi si ribellano picchiando lo trovo anche normale. Condizio difficilmente accettabile, perché parla di un agito reattivo, ma per violenze subite da altre persone in altri tempi e in altri luoghi. Questa legittimazione, se fosse valido questo principio, sarebbe lecito per qualsiasi ebreo assassinare qualsiasi americano, qualsiasi tedesco, per qualsiasi vietnamita assassinare qualsiasi americano, per qualsiasi, non so, per qualsiasi armeno, qualsiasi genocidio che c'è stato, vendicarsi uccidendo qualcuno per compensare violenze subite in precedenza. È un principio poco accettabile, che poi lo dica un ciccione americano che passa nel parco, lì mi interessa poco. Mi interessa un po' di più se questo genere di prevenzione continua ad inquinare quelle che sono le redazioni dei nostri giornali, redazioni dei nostri TG, sia di carta stampata che delle emittenti, perché poi l'informazione che passa è gravemente condizionata da questi pregiudizi. Questa è l'ultima slide con la quale concludiamo questa redazione e ripeto un po' quello che abbiamo detto all'inizio, nel condannare fermamente la violenza maschile, però credo che la collettività non possa esimersi da considerare anche un altro aspetto, anche il lato scuro della luna, cioè quegli aspetti della violenza femminile costantemente ed inspiegabilmente sottaciuti. Attribuire alla violenza un'esclusività circoscrivendola ad un solo sesso significa compiere una discriminazione di genere molto più prossima all'accanimento ideologico che non alla piena consapevolezza della realtà che ci circonda. Ancora di più, voglio dire, non circoscrivendola ad un solo sesso, perché c'è anche la donna è vittima di violenza, l'uomo no, ma per rifarmi al principio iniziale detto dalla dottoressa Bagliocchi, chiunque potrebbe essere vittima di violenza, non solo il soggetto maschile, anche un soggetto diversamente abile, anche un soggetto di una religione diversa, anche per motivi religiosi, anche per motivi di orientamento sessuale, anche l'omosessuale può essere una persona fragile. Quindi in diverse categorie viene individuata una fragilità che può spingere alla violenza e mai, dico mai, ma mai, può essere accettata. Negare che esistano anche altri tipi di violenza è una miopia che più o meno sorprende. Adesso. Fabio, hai finito? Sì, con la relazione sì, poi se vogliamo approfondire altri argomenti, se vogliamo rispondere a domande, a critiche, per carità, tutto quello che c'è. Guarda, ti dirò che ho tenuto ben sott'occhio sia la diretta Facebook che le persone collegate su Zoom, ma non c'è alcuna domanda e di domande non ce ne sono. Ci sono dei complimenti, ci sono, diciamo, delle recriminazioni di chi non approva questa conferenza, ma nient'altro. Allora io in qualche modo sono molto felice che possiamo avere questa testimonianza. E ti ringrazio per questo dono che ci hai fatto. Spero veramente che questa conferenza, in qualche modo questo seminario, contribuisca ad aprire i paraocchi. Allora, si tratta di dare voce a tutte le vittime. Non deve essere una questione di sfida numerica.
Alcuni commenti infatti avevano a che fare con state parlando di qualcosa che numericamente è inferiore rispetto alla violenza sulle donne, ma non si tratta di fare una sfida. L'ho detto all'inizio. Sì, sì, lo so, infatti io ho invitato a rivedere la conferenza, ma comunque non si tratta di affrontare la questione della violenza come una sfida numerica. È necessario prendere consapevolezza di quanto è stato oggetto di questo seminario. Perché è necessario? Per sfatare certi pregiudizi che ostacolano la comprensione della matrice alla base della violenza nella relazione. Non se ne esce finché non si capisce che la violenza è una questione legata alla cultura tossica della persona, una cultura tossica che induce la persona alla gestione dicotomica delle divergenze. La gestione dicotomica delle divergenze è una modalità tossica che impedisce il reciproco rispetto. Il reciproco rispetto è un qualcosa a cui tutti ambiamo, ma in pochi sappiamo tradurre nella pratica, a causa di un ricettario che utilizziamo nella gestione delle divergenze in qualche modo tossico. Il problema nella relazione sia sempre, sia per i maschi che subiscono, che infliggono violenza su altri maschi e sulle femmine, sia sulle femmine che possono, come abbiamo detto, subire e infliggere violenza sugli altri, la relazione in qualche modo va in crisi nella divergenza. Ecco, allora la modalità per gestire questa divergenza è una modalità tossica, tra virgolette, quindi è un problema di cultura che riguarda, di cultura tossica che riguarda la persona in genere. Allora, la gestione dicotomica delle divergenze impedisce il reciproco rispetto, cui tutti ambiamo, ma in pochi sappiamo tradurre nella pratica. E la gestione dicotomica delle divergenze invece induce a risolvere la divergenza con la supremazia di un interlocutore rispetto all'altro. In questa dicotomia che induce le due mentalità tossiche a credere che la ragione e il giusto sia o qui o lì, in questa dicotomia necessariamente l'interlocutore in posizione di forza, cosa intendo per forza? Una forza di tipo fisico o psicologico o economica o di ruolo, forza legale, forza numerica. L'interlocutore in posizione di forza, a causa di questa modalità tossica di gestione della divergenza, risolve la divergenza prevaricando l'interlocutore in posizione di fragilità. In posizione di fragilità da millenni è innegabile, è stata sempre messa la persona di sesso femminile, ok? Bene, notoriamente la donna, ma non è solo la donna che si trova in questa posizione di fragilità. Ci sono tante altre vittime della cultura tossica. Nessuno nega il femminicidio, nessuno nega che la violenza di genere esista, nessuno nega che la violenza sulle donne ci sia. Siamo in prima linea come amministratore, come amministrazione, come persona e come assessore nella difesa delle donne. Ma siamo un'amministrazione e soprattutto sono un assessore con la mentalità aperta e quindi è una questione civile dare voce a tutte le vittime senza alcun pregiudizio, perché con l'obiettivo di capire qual è quella matrice di fondo che può in qualche modo aiutarci a superare la violenza che insanguina ogni relazione. E questo è fondamentale, la matrice di fondo ha a che fare con questo analfabetismo psicologico. Dobbiamo investire denaro e soldi per aiutare le persone a capire come gestire le divergenze con una modalità che permetta il reciproco rispetto. Bene? Quindi per capire questo bisogna uscire da certi pregiudizi che incapsulano la violenza solo sul sesso, solo sulla razza, solo sul colore, eccetera, eccetera. Quindi siamo diciamo in dirittura di arrivo con questo seminario. Io ti ringrazio, vedo se ci sono aspetta un attimo, delle osservazioni.
Ok, ci hanno chiesto per esempio, ma voi che cosa fate per il 25 novembre? No, una domanda di provocatoria, tra virgolette, ok? Io ho detto e ripetuto in 3.000 modi, ok? Che noi siamo accanto alla violenza, alla difesa delle donne, ma ogni tipologia di vittima, indipendentemente dalla risonanza mediatica e dalla rilevanza statistica, ogni tipologia di vittima ha bisogno di essere tutelata. E quindi noi che siamo attenti a tutte le altre tipologie di vittime, in qualche modo combattiamo affinché ognuno abbia voce ed abbia un gruppo di persone che lavori per far uscire dalla posizione di vittima di fragilità quella data categoria di persone, ok? Tra questi anche la persona di sesso maschile, che, dico e ripeto, è l'unica categoria di persone, tra virgolette, al mondo, possiamo dire, ok? In Italia sicuro, perché all'estero sono un po' più avanti, che non ha, per cui lo Stato non impiega un euro come abbiamo capito anche i motivi attraverso te, per tutelare, per dargli una mano quando si trovano in posizione di difficoltà. Punto. Quindi spero che il messaggio sia passato, ok? Viva le donne, viva le persone di sesso maschile, gli uomini. Io direi viva la persona che ha una capacità di rispettare la diversità. Penso che sia un atto di grande civiltà che uomini e donne smettano di farsi la guerra, ma si uniscano, almeno quelli alfabetizzati, per combattere la violenza nella relazione. Mi taccio. Assolutamente. Se posso aggiungere una Vai. cosa per il saluto, proprio sono un convinto fautore del concetto di persona vittima di violenza, a prescindere dal genere di autore e vittime. Poi vedi, uno le cose le ripete continuamente, l'abbiamo detto in apertura, è una percentuale minoritaria, non è una negazione del fenomeno a ruoli invertiti, esiste. Quello lo studiano veramente cani e porci, cioè stiamo parlando dall'ONU a Barbara D'Urso, cioè a qualsiasi livello, a livello accademico, a livello politico, a livello di approfondimento, a livello di salotto televisivo, come a livello di pure nelle riunioni condominio. Si studia dappertutto, se ne parla sempre ed è giusto che sia così. Se si decide di investire tempo, personale e risorse ad occuparsi di quel problema, va benissimo. Poi però chi si azzarda a dire, attenzione, c'è anche altro. Non sto dicendo si nega quel fenomeno, se ne occupa chiunque. Se una voce isolata si erge a dire c'è anche altro, mi voglio occupare anche di altro, catalogando, studiando, vedendo analogie dove ci sono e differenze dove ci sono, sei un odiatore, sei un misogino, un talibano e, l'assessore che se ne occupa e poi viene, in alcuni casi c'è un atteggiamento irridente, in altri casi addirittura c'è un atteggiamento come vi permettete, è quasi un insulto, no? È minoritario, è stato detto in tutte le lingue, chi continua a dire che è un fenomeno minoritario non vuole capire. E poi anche questo l'ho detto e lo devo ripetere, riguarda solo questo settore, stiamo parlando di un accanimento ideologico contro il fenomeno, non se ne deve parlare, è chiarissimo il messaggio. Che in Italia non sia stato speso un euro di fondi istituzionali per fare ricerca o di fondi accademici per fare ricerca, ma non è un caso, non possiamo parlare di distrazione, o non ci ho mai pensato. È una scelta precisa, politica e ideologicamente orientata a quella di non dover studiare il fenomeno. Non ci devono essere dati perché deve passare solo a ruoli invertiti. Anche il fattore economico, ma potremmo fare mille esempi, prima li abbiamo fatti, intere crociate contro la vivisezione. Ma se si parla della vivisezione delle scimmie, interi congressi, interi attivisti che si schierano con magliette, con cartelli, con manifestazioni, non vengono insultati dicendo vi state occupando di un problema minoritario perché in fondo le cavie da laboratorio vengono uccise molto di più. Non c'è questa contrapposizione, vuol dire stai odiando un altro settore di ricerca. Solo per questo viene detto. E l'ultima precisazione che volevo fare è riferita al primo studio che abbiamo visto, all'unico studio accreditato al CNR, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato su una rivista di criminologia. Ti voglio dire due minuti di preparazione di quella ricerca. Ci sono stati 2 anni di lavoro per arrivarci, perché per il coinvolgimento di docenti universitari.
faccio dei master con 4 diverse università, quindi ne conosco, e l'atteggiamento corale è stato quello più diffuso, è stato quello di dire bravi, andate a colmare un vuoto, è un qualche cosa che non esiste, andate ad indagare questo campo indipendentemente dai risultati che ne usciranno. Però sia chiaro, se volete vi aiuto come ghostwriter. Io il nome, il cognome e la faccia non posso mettercelo, perché sappiate che avrete una campagna di odio, una shitstorm, che avrete degli ostacoli, delle derisioni, tentativo di screditamento, in alcuni casi addirittura minacce, perché è chiarissimo che è un argomento tabù, è un argomento che non si deve trattare. Conoscendo diversi docenti universitari a Roma, alla fine siamo arrivati in Toscana col professor Macri, che ha messo la firma per primo a questo lavoro. Quindi anche la percezione di quanto l'argomento fosse scomodo, che non dovesse essere trattato, che per quanto ci si andasse a documentare, per quanto si usasse lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, le critiche sarebbero arrivate comunque, e c'è gente che ha avuto paura di carriere stroncate, ha avuto paura di chi ha detto dei progetti in piedi, poi c'è il timore che non mi vengano rifinanziati, quindi paura di ritorsioni più o meno trasversali, preferisco non metterci il nome. Ecco, quindi questo è stato un atteggiamento abbastanza condiviso. Mi dispiace dirlo, e mi dispiace sinceramente anche da parte dell'assessore ci sia la necessità, in apertura di trasmissione, più volte anche in chiusura, di dire attenzione, noi non siamo contro le donne, attenzione, io devo ne faccio una battaglia, sono una paladina dei diritti delle donne, dei diritti della violenza contro le donne. Ma perché c'è necessità di ribadire questo? Ci sarà una storia personale, una storia anche politica che testimonierà questo. Perché c'è la necessità quasi di scusarsi, di andare a toccare un argomento che è sgradito, è una contestazione, non può essere nei dati, non può essere dal punto di vista accademico, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dell'approfondimento anche culturale, ma lo è solo, esclusivamente dal punto di vista ideologico, quindi fragile, debole. Grazie Fabio. Io l'ho ripetuto più volte e più volte lo ripeterò, semplicemente non tanto per scusarmi, perché non ho niente di cui scusarmi, perché so che sto facendo un ottimo lavoro, ma lo sto facendo affinché, dato che molte persone giudicano solo dai titoli, da qualche frase e da cose non approfondite, ok? Spero di raggiungere più persone e togliergli, tra virgolette, la freccia avvelenata dall'arco. Bene? Perché se te lo dico, in qualche modo ti tolgo la forza di accusarmi di cose che in qualche modo sono infondate. Fabio, io ti ringrazio, sei stato un grande, ma tu sei già stato mio ospite 2 anni fa di una conferenza, di un convegno, diciamo, molto importante che abbiamo fatto proprio sulla violenza in genere, e tu hai trattato sempre di questo argomento. In questi anche, anni anche altre volte, anche sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie dei è vero, sempre qui a San Benedetto, è vero. Altri argomenti. Certo, come no, ti chiameremo. Vengo frequentemente da quelle parti. Certo, certo. E quindi in questi anni, in questi 4 anni di amministrazione, in qualche modo ti dirò, io oggi, dopo 4 anni, sono abbastanza soddisfatta, perché sono credo di aver raggiunto dei risultati di cambio di cultura che mi soddisfano. Le persone, se gli parli facile e gli spieghi le cose, hanno la capacità di ricredersi su certi tipi di pregiudizi. Quindi adesso Fabio ti saluto. Prima di chiudere voglio puntualizzare che intanto ringraziare tutte le associazioni che ci hanno dato il loro patrocinio e ci hanno aiutato a divulgare questa conferenza. Volevo precisare per evitare, diciamo, problemi a 2 enti che mi sono nel cuore, che il dottor Nestola ha pubblicato all'inizio la locandina di questo convegno, la locandina antica, vecchia, che contiene 2 patrocini che poi in qualche modo ha 2 loghi che abbiamo tolto, e sono quindi le pari opportunità di la commissione pari opportunità di della provincia di Ascoli Piceno, e la consigliera di parità
diciamo, della provincia di Ascoli Piceno, in realtà non sono inserite tra i loghi di questa, di questo seminario. Precisato questo, e quindi mettiamo tutto diciamo in chiaro, vi do appuntamento alla, al sesto appuntamento di Psiche in Comune online di giovedì prossimo, sempre alle 18, sempre in videoconferenza, con una altra prestigioso seminario portato avanti da, da Attilio Cavezzi, un medico specialista in chirurgia vascolare dedito alla medicina della longevità di fama internazionale, che ci parlerà e aprirà, ci aiuterà ad aprire la mente e i paraocchi in merito al la capacità di interazione tra la mente, il corpo e la salute, e come la mente in qualche modo ha capacità sia di distruggerci dal punto di vista della salute, ma anche di potenziarci, anche e soprattutto dal punto di vista degli anticorpi. La conferenza si chiama Interazione mente, corpo e salute, due punti, preparando il guerriero anti-Covid. Quindi io vi do appuntamento a giovedì prossimo, ore 18, sempre in videoconferenza. Seguiteci sul sito del Comune e avrete tutti i link. Grazie Fabio Nestola, ti abbraccio, grazie. Un bacio. Un saluto a chi ci ha seguito, un saluto agli organizzatori. Grazie all'amministrazione, e alla, al vice sindaco e a tutti voi. Grazie e alla prossima.